In una stanza, quattro candele, bruciando, si consumavano lentamente. Il luogo era talmente silenzioso che si poteva ascoltare la loro conversazione. La prima diceva: «Io sono la pace, ma gli uomini non riescono a mantenermi. Penso proprio che non mi resti altro da fare che spegnermi». E a poco, la candela si lasciò spegnere. La seconda candela disse: «Io sono la fede, ma purtroppo non servo a nulla. Gli uomini non ne vogliono sapere di me. E per questo motivo non ha senso che resti accesa». Appena ebbe terminato di parlare, una leggera brezza soffiò su di lei e la spense. Triste, la terza candela a sua volta disse: «Io sono l'amore e non ho la forza per continuare a rimanere accesa. Gli uomini non mi considerano e non comprendono la mia importanza». E senza attendere oltre, la candela si lasciò spegnere. In quel momento un bambino entrò nella stanza, vide le tre candele spente e, impaurito per la semioscurità, disse: «Ma cosa fate? Voi dovete rimanere accese. Io ho paura del buio». E così dicendo scoppiò in lacrime. Allora la quarta candela, impietosita, disse: «Non piangere. Finché io sarò accesa, potremo sempre riaccendere le altre tre candele. Io sono la speranza». Con gli occhi lucidi di lacrime, il bimbo prese la candela della speranza e accese tutte le altre. Che cosa vuol dire questa storia? Che non si deve spegnere mai la speranza dentro il nostro cuore e che ciascuno di noi può essere lo strumento, come quel bimbo, capace in ogni momento di accendere con la sua speranza la fede, la pace e l'amore. A mercoledì, grazie.